ritrovati, continuiamo il nostro viaggio ideale nella memoria sant'ambrosiana, adesso attraverso l'arte, ricordando anche che proprio nei primi giorni di aprile, il 4 per l'esattezza dell'anno 397, Sant'Ambrogio moriva. E quindi noi siamo andati, lo vedrete fra poco, nella basilica che a Milano è intitolata al Santo Patrono. E Carlo Capponi, che è responsabile dell'Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Milano, ci spiega, legge per noi il catino absidale con il suo splendido e millenario mosaico. Vediamo insieme. Siamo nella Basilica di Sant'Ambrogio, la chiesa più importante del romanico lombardo, è dominata dal mosaico nel catino absidale, mosaico che apparentemente è comune ad altre iconografie, il Cristo in trono, giudice alla fine del mondo, infatti è seduto con il libro aperto della legge, in cui dice che è la luce del mondo, ma è un mosaico assolutamente ambrosiano, legato fortemente alla chiesa propria di Ambrogio. Infatti ai lati del Cristo non abbiamo Pietro e Paolo come normalmente troviamo, ma abbiamo Gervaso e Protaso, i due santi martiri miracolosamente rinvenuti da Ambrogio e voluti, proclamati dall'Ambrogio stesso quali suoi difensori. Ai piedi del trono, in tre tondi, abbiamo tre santi legati strettamente alla famiglia di Ambrogio, perché abbiamo il fratello Satiro, la sorella Marcellina e Candida, una martire lontana parente di Ambrogio, che patì il martirio nelle persecuzioni romane. A fianco dei due Gervaso e Protaso, i due martiri, abbiamo l'iconografia degli arcangeli, che su due cuscini portano le corone della gloria in volo. Il mosaico è legato alla storia di Ambrogio, per i due estreme scene raffiguranti il funerale di Martino di Tours, funerale a cui Ambrogio partecipò miracolosamente secondo il suo racconto, e il racconto inizia nella scena che c'è nell'angolo di destra, dove si vede Ambrogio reclinato a celebrare l'Eucaristia su di un altare rotondo sotto un ciborio molto simile a quello che abbiamo qui in Sant'Ambrogio. E il diacono sveglia quasi Ambrogio da questo sonno miracoloso e Ambrogio si volta verso l'assemblea che attende la proclamazione del Vangelo dal lambone, anch'esso molto simile a quello che abbiamo qui in Basilica, e annuncia che non si era affatto addormentato, ma era stato trasportato miracolosamente per celebrare a Tours i funerali dell'amico Martino. Questo è un episodio leggendario, perché Martino morì nel novembre del 397, mentre Ambrogio pur nello stesso anno, ma il venerdì santo della Pasqua. Ma questo legame, questa scena raffigura una cosa molto importante, raffigura l'emblema della città di Milano. La basilica raffigurata in cui celebra Ambrogio è certamente oramai la basilica, concordemente per tutti gli storici dell'arte, la Basilica di San Lorenzo, quella alle colonne che è così conosciuta oggi. La basilica raffigurata era l'emblema anche per la città di Milano, molto prima che emblema fosse la facciata del Duomo della Cattedrale, come oggi invece abbiamo. Questa raffigurazione di questo forte e ripetuto legame che avvenne in realtà in vita tra i due santi, Martino e Ambrogio, è l'epoca che segna il legame politico tra Milano e il Regno di Francia. Angilberto II, arcivescovo milanese di origine franca, volle solidificare questa chiesa costruendo il ciborio, l'altare e probabilmente anche buona parte, se non completando, il mosaico in parte già presente.
particolarità altre di questo mosaico sono l'inserimento nell'arcobaleno di gloria sopra la testa di Cristo di alcune formelle, di alcune ampolle vitre inserite nella malta al posto di tessere vitre per poter dare maggior luminosità a questo richiamo dell'alleanza del Primo Testamento tra Dio e l'umanità intera.